Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e oggi ragazzi parliamo di un argomento bello 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 interessante che serve a tutti noi giocatori ragazzi. Come sapete, una volta completate le sfide della missione e le sfide della settimana di Fortnite, oramai è noto che Epic Games ci regali un livello extra del pass battaglia con una stella segreta che dobbiamo cercare di capire dove sia nascosta. Beh ragazzi, oggi è davvero una cosa difficile e non a caso dietro di me c'è l'immagine che troviamo relativa al completamento delle sfide settimanali, quella di Omega con l'esercito ai suoi piedi. Se andiamo a vedere bene ragazzi l'immagine, noterete che nascosta proprio sopra la testa di un soldato c'è in simil visibile la stella segreta, ragazzi, ed è semplicissimo cercare di capire dove sia. No, semplicissimo no, ma il luogo si capisce molto molto bene, ragazzi. È ovviamente la base segreta, quella vicino alle spiagge Snob. Beh, ragazzi, direi che vale la pena andare a prenderla assieme e quindi guadagnare un livello extra del pass battaglia. Quindi togliamo la prima immagine, togliamo la seconda immagine e mettiamo un bel display capture che non si vede. Te lo dico io perché non si vede, adesso si vede. Eccolo qua, ragazzi, siamo già in volo. Direi di puntare appunto alle spiagge Snob e più precisamente alla base segreta dove dovremmo atterrare per guadagnare il nostro livello extra del pass battaglia. Intanto ragazzi, ve lo ricordo sempre che è indispensabile per questa stagione, quindi la stagione numero 4, concludere nella settimana che vi vengono proposte le sfide, perché così riuscite a sbloccare tutti gli oggetti che vengono attribuiti solo al completamento di tutte e sette le sfide nella settimana corrente. Quindi ragazzi, abbiamo puntato là in fondo, vale già la pena aprire il paracadute. Dobbiamo andare verso la base segreta dove c'è il missile viola, ragazzi. Qualche attimo di pazienza e come ci suggeriva l'immagine che abbiamo visto poco fa, la stella si trova al fianco del missile. Tra l'altro, ragazzi, questo missile l'abbiamo praticamente scoperto insieme quando è arrivata la nuova stagione e si è rivelato veramente un'altra bella fonte di mistero. Sicuramente avrà a che vedere con la stagione numero 5, questo è indubbiamente così, perché se no non avrebbe avuto senso, dato che tutta la stagione numero 4 è incentrata sul cinema, sui supereroi, sui robot, sulle minacce, sulle epidemie, insomma, è sempre tutta una roba ingrovigliata. Comunque, ragazzi, scendiamo in alto. Cerchiamo di raggiungere il missile, eccolo qua, e noi dobbiamo andare da questo lato per vedere apparire la stellina. Eccola qua, ragazzi. Molto semplice, nulla di più facile, ragazzi. La stellina è proprio lì sotto di noi. Lasciamo passare un attimo l'occhio della tempesta. Io ne approfitto per fare un bello screen. Quindi saltiamo, andiamo a prenderla. E voilà, abbiamo guadagnato ragazzi un nuovo pass battaglia. Quindi vale la pena suicidarsi in modo che così vediamo anche il livello che abbiamo passato. Non si riesce a suicidare, porca miseria, si suicidi. Allora, ci suicidiamo da qua ragazzi, così la partita finisce e vediamo anche a che livello siamo arrivati. Ok, perfetto, perfetto, perfetto. Andiamo a dare un'occhiata. Andiamo a dare un'occhiata, dovrebbe perfetto averla conteggiata. Vediamo anche ragazzi dove siamo arrivati, appunto. Attenzione, pass battaglia salito di livello. Hai raggiunto il livello 64, ragazzi. Anche per oggi, tutte le come si dice? Eccola qua, infatti, il wallpaper per avere concluso invece le sette sfide. Tutte le sfide sono state prese. Io, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Spero che se non avete ancora trovato la stella segreta, adesso lo farete. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like e di seguirmi nelle live. Noi ci vediamo presto! Ciao!